Oggi parliamo di vilipendio. Il Senato ha abolito questo reato che punisce le offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. Il provvedimento è ora all'esame della Camera. Ma secondo lei il Capo dello Stato è una figura che sotto questo punto di vista deve essere maggiormente tutelata rispetto alle altre oppure no? Ma sicuramente sì. Sicuramente sì, quindi lei dice è giusto tutelarlo. Perché lui sì e magari altri, il Presidente del Consiglio, della Camera no? No, allora le alte cariche vanno sempre rispettate. Assolutamente sì, qualche volta possono anche errare, però sono sempre, parliamo di cose chiaramente oneste, no? Cioè magari fare un discorso che non va bene a tanti, però tanto di rispetto alle cariche che magari non sono del tuo colore, però vanno rispettate. Secondo lei mantenere questo tipo di reato non vorrebbe dire limitare la libertà di manifestazione di pensiero? Ma io la penso in questa maniera. Col vilipendio chiaramente una persona va nel penale, no? Però legge o non legge non lo dovrebbe fare. Direi proprio di sì a questo punto. Come mai secondo lei? Ma perché ricopre una carica molto importante e di conseguenza e poi è una persona abbastanza importante, di conseguenza penso che sia il numero uno in tutta l'Italia, di conseguenza penso che... Il fatto di mantenere comunque il reato di vilipendio secondo lei limita la libertà di espressione oppure no? Dipende, non lo so, non riesco a rispondere a questa domanda. Lei mi ha capitato di sentire la voglia di manifestare pubblicamente il suo dissenso nei confronti del Capo dello Stato? Sì, qualche volta sì. E se dovesse essere punito per questo, come reagirebbe? Mi darebbe un po' fastidio. Mi darebbe fastidio, ok. Quindi diciamo che è una via di mezzo, insomma. Lei dice è meglio tutelarlo, però allo stesso tempo non bisogna limitare la libertà di espressione di ognuno. Ecco, quello sì. Un 50-50, via. No, beh, credo che il Capo dello Stato deve essere come un qualsiasi altro cittadino, quindi c'è, deve esserci il diritto di dire quello che si pensa, magari non offendendo, però democraticamente dovremmo essere un paese democratico, quindi ognuno di noi è libero di dire quello che pensa anche sul Capo dello Stato. Quindi tu sei per la tutela della libertà di espressione di ognuno? Ovviamente, sì. Anche a costo di, diciamo, criticare? Beh, le critiche se sono costruttive, visto che votiamo noi, è giusto che ci sia anche il nostro parere. Però il Capo dello Stato non lo votiamo noi. Non lo votiamo, però possiamo criticarlo ugualmente. È giusto che sia così. Sì.